Daniele, per il prossimo campionato che baldaccio avremo? Ma una Baldaccio sicuramente ringiovanita perché questo ha puntato a fare la società con conferme però importanti perché la conferma di Quadroni rappresenta un po' una sorta di nuovo acquisto perché in serie di mercato c'erano state delle offerte, un giocatore importante per l'eccellenza, poi Rosati che dopo un anno praticamente quasi completamente saltato per infortunio tornerà ad essere capitano e bandiera della squadra angherese e credo che comunque sia una Baldaccio che possa ambire a fare un campionato da protagonista magari puntando ad un piazzamento nei playoff, però sicuramente la base è quella di centrare la salvezza. E anche un mister Tommaso Guazzolini che è ovviamente molto motivato per questa nuova avventura, è un tecnico che ha grinta e che ha ottenuto anche buoni risultati, quindi credo che sia una garanzia per una Baldaccio che è garanzia in questo campionato di eccellenza. Una Baldaccio, comunque parliamo di ambizioni come quelle erano qualche anno fa, insomma, quando vinse la Coppa Toscana, andò avanti in quella nazionale e sicuramente alla fine voleva strizzare l'occhio alla Serie D. Sì, quella è stata probabilmente un'annata storica, sarebbe sogno di tutti ed Anghiari poterla ripetere, però non è sicuramente un'impresa facile. Credo che partire anche a fari spenti e poi vedere quello che può venire fuori domenica dopo domenica o gara dopo gara, però le ambizioni non mancano, nonostante alcune partenze che ovviamente ci sono state, il direttore Bruni ha saputo lavorare, credo che abbia costruito una squadra competitiva. Poi la Coppa rappresenta sicuramente una bella opportunità e la Baldaccio cercherà di far bene anche lì. Comunque lunedì comincerà il ritiro ufficialmente a Caprese Michelangelo, due sedute di allenamento giornaliere fino a Ferragosto e quello sarà praticamente il momento in cui si inizierà a lavorare, a faticare. Ne aspetteremo le tue notizie. Sicuramente quelle non mancheranno. Grazie.